Buongiorno e bentornati nella mia cucina. Oggi siamo qui per preparare un dolce davvero delizioso. Realizzeremo insieme una buonissima apple pie a modo mio. A modo mio, perché la torta di mele che state per vedere non segue la ricetta classica americana, ma l'ho un pochettino rivisitata. La sto preparando per il compleanno di mamma Noemi, che la adora questa torta, e infatti alla fine del video ci sarà una sorpresina. Ok, bando alle ciance, vediamo quali ingredienti ci servono per preparare questa meravigliosa apple pie a modo mio. Gli ingredienti che ci servono per la brisée dolce, sono 300 g di farina di tipo 1, 150 g di burro freddo di frigo, 2 cucchiai di zucchero di canna, 70 g di acqua fredda di frigo. Poi ci servirebbe la scorza di un limone grattugiato. Se non lo trovate non trattato, come nel mio caso, che non l'ho trovato questa mattina, andrà benissimo anche un goccino di limoncello. E questo è il limoncello di mamma Noemi, appena un goccino, un paio di cucchiai. Ultimo ingrediente, 50 g di esubero di lievito madre. Chi non possiede l'esubero lo potrà sostituire con un cucchiaino di lievito per dolci. Ok, cominciamo. Allora, prendiamo una ciotola, mettiamo al suo interno l'acqua fredda, aggiungiamo anche l'esubero a pezzi e adesso andiamo a scioglierlo perfettamente con una forchetta oppure, come faccio io, utilizzando le mani. Chi non ha l'esubero e sta utilizzando invece il lievito per dolci lo può inserire direttamente insieme alla farina, non serve questo passaggio. Quando avremo ridotto in poltiglia l'esubero, mettiamo in frigorifero tutta la ciotola. Adesso mettiamo nella farina lo zucchero, il burro a pezzetti e andiamo a sfarinarlo con le mani. Quindi andiamo un po' a sciogliere tutti questi pezzetti di burro in questo modo, sfregandolo tra le mani. Quando avremo sfarinato tutto il burro, aggiungiamo il limoncello oppure la scorza di limone per chi ce l'ha, la poltiglia di acqua ed esubero. Ecco qui. E iniziamo ad impastare. Teniamo accanto a noi un bicchiere di acqua fredda perché ci potrebbe servire. Se non dovesse bastare l'acqua che abbiamo inserito per compattare un bel panetto, potremo aggiungere un altro goccino di acqua. Spostiamoci sul piano di lavoro. E andiamo ad impastare cercando di ottenere un bel panetto omogeneo e liscio. Se non serve l'acqua non l'aggiungiamo, eh. Non serve impastare molto, dobbiamo soltanto ottenere un bel panetto liscio e poi ci dobbiamo fermare, non dobbiamo incordare come quando facciamo il pane, per capirci. Nel mio caso non c'è stato bisogno di aggiungere acqua, però io di solito lavoro così, la tengo a disposizione. Se serve ne aggiungo un goccino. Adesso mettiamo il panetto a riposare in frigo e occupiamoci del ripieno di mele. Io vi consiglio di utilizzare le mele verdi, che sono un filino più acide, rilasciano meno acqua, rimangono un pochettino più compatte, quindi secondo me sono quelle perfette per fare la torta di mele. Allora, sbucciamole, pesiamone 500 grammi e poi vi dico gli altri ingredienti. Quindi per il ripieno ci serviranno 500 grammi di mele pesate, già sbucciate, 2 cucchiai di zucchero di canna, il succo di un limone spremuto, poi un po' di profumi, un paio di cucchiai di marmellata d'arancia, un cucchiaino di cannella, un cucchiaino di zenzero in polvere. E poi 2 cucchiai di amido di mais oppure un paio di cucchiai di farina 00 se non avete l'amido di mais. Ok, cominciamo subito perché le mele già si stanno scurendo. Allora, per prima cosa facciamo le mele a pezzetti piccoli piccoli, quindi tagliamole a cubettini piccoli, altrimenti ci ritroveremo dei pezzettoni di mela all'interno della torta. Dopo aver tagliato le mele a pezzettini piccoli piccoli, andiamo ad irrorare con il succo di limone, così non si scuriranno troppo. E poi aggiungiamo tutto il resto, quindi lo zucchero di canna, i nostri profumi, eccoli qui. Prima andiamo a lavorare un pochino le mele con le mani, così tutti i profumi, lo zucchero, eccetera, si andranno ad attaccare bene alle nostre mele e potrà macerare assorbendo questi meravigliosi sapori e profumi. Ci dobbiamo sporcare le mani in questa ricetta, ma io me le sporco un po' sempre, vero? Mi piace così tanto infilare le mani nelle ciotole. Oh, che profumino che sale da qui, che buon profumino che sale.
Come ultimo ingrediente inseriamo l'amido di mais. Questo ci servirà per assorbire un po' i succhi rilasciati dalla mela anche durante la cottura e non fare quell'effetto acquetta sulla base della torta. Ok, ecco qua, il nostro ripieno è pronto. Adesso che abbiamo preparato sia la base che il ripieno, occupiamoci dello stampo. Ci servirà una teglia circolare, piccolina, da 20. Eccola qua, questa qui ha la base che misura 20 cm. Se volete ordinare proprio quella originale per fare l'apple pie, è questa che vi mostro in questa foto e l'ho inserita nella mia vetrina di Amazon. Quindi, dopo aver trovato lo stampo, prepariamolo imburrandolo e infarinandolo con cura. Poi mettiamo un po' di farina sul piano di lavoro e riprendiamo il nostro panetto d'impasto. Ecco il panetto, adesso dividiamolo in due parti, una un pochino più grande dell'altra. Quella più grande ci servirà per fare la base e con questa faremo la copertura. Prendiamo quindi la parte più grande e andiamola a stendere a formare un cerchio di impasto con un mattarello. Adesso, come mi avete visto fare in tanti video, appoggiamolo sul mattarello e poi spostiamolo sopra lo stampo. Dovrà essere abbastanza grande da rivestire sia lo stampo che i bordi, sia la base che i bordi. Ecco qua. Adesso con i rebbi di una forchetta andiamo a bucherellare tutta la base. Versiamo all'interno tutto il nostro ripieno, che sembrerà tanto, ma in realtà tanto non è, perché poi durante la cottura si andrà ad appiattire. Adesso, se volete ottenere una apple pie bella cicciottona nel mezzo, proprio come quella di Nonna Papera, andate a disporre le mele così come ho fatto io, creando una specie di montagna centrale. Ve lo faccio vedere in questa foto. Adesso andiamo a stendere il secondo pezzo di impasto a formare un disco che possa coprire completamente le nostre mele. Riprendiamo il mattarello e andiamo a stendere. Ecco fatto. Adesso spostiamolo sopra, come ho fatto prima, quindi appoggiamolo sul mattarello e spostiamolo sopra le nostre mele. Ecco qua. E adesso facciamo un lavoretto carino carino. Dovremo rincalzare bene, così, tutte le mele, vedete come? Ok, quindi schiacciamo bene l'impasto sui bordi in modo che possa aderire bene a quello sotto. Quindi facciamo il giro tutto intorno e schiacciamo bene l'impasto. Dopo aver fatto tutto il giro, andiamo a piegare l'impasto su se stesso e schiacciamo di nuovo. Così, facciamo una piega e schiacciamo di nuovo. Ok. Dobbiamo proprio rincalzare la superficie in questa maniera. Così, facciamo come un bordino. E adesso andiamo a creare il classico bordo a zigo zago, quindi mettiamo un dito, schiacciamo i due lati e continuiamo in questo modo. Così, facciamo tutto il bordo. Così, è facile facile. Così, così. Adesso in una ciotolina prepariamo un tuorlo con 2 cucchiai di latte per fare una bella glassetta lucida sulla nostra apple pie. Mescoliamoli con una forchetta e poi andiamoli a spennellare su tutta la superficie. Adesso con un taglierino oppure con un coltello affilato andiamo a fare sulla superficie della nostra apple pie i 5 tagli tipici. Come ultima cosa facciamo cadere sulla superficie dello zucchero di canna. La nostra apple pie è pronta per il forno. Adesso preriscaldiamo il forno in modalità statica a 200 gradi. Inseriamo la nostra apple pie nel ripiano centrale quando sarà ben caldo. Teniamola per 10 minuti a 200 gradi e poi abbassiamo la temperatura a 180 gradi. Lasciamola cuocere per altri 40 minuti circa. Ha bisogno di tempo per cuocersi perché le mele sono umide, rilasciano acquetta, quindi ha bisogno di cuocersi bene e di asciugarsi.
Come sempre vi consiglio di adattare queste tempistiche e queste temperature al forno di casa vostra. Tiratela fuori solo quando sarà perfettamente cotta e dorata, ma fate attenzione a non farla bruciare. Io nel mio forno, dopo aver fatto una serie di tentativi, ho trovato questa combinazione che per me è perfetta. 10 minuti a 200 gradi e poi altri 40 minuti a 180. Inforniamo! Ed eccola qui, appena uscita dal forno, bella dorata e perfettamente cotta. Adesso lasciamola raffreddare un attimo e poi andiamola a tirare fuori dallo stampo. Dopo aver tolto l'apple pie dallo stampo, lasciamola raffreddare completamente appoggiata su una griglia. Quando si sarà perfettamente raffreddata la potremo consumare. Qualche consiglio, l'apple pie è molto più buona il giorno dopo, quindi se noi la prepariamo oggi, mangiamola domani, perché i sapori e i profumi saranno al top della loro intensità. È possibile consumarla da sola, semplicemente, come farò io. C'è chi la mangia accompagnata da una pallina di gelato, per esempio, oppure da panna montata. Alcuni consigliano di servirla fredda di frigo. Questi sono tutti i consigli, adesso dovrete adattarli ai vostri gusti. Io la mangio così, molto semplicemente, la lascio a temperatura ambiente, la mangio di solito il giorno dopo averla preparata e non metto accanto proprio nulla, secondo me è buona così, al naturale, da sola. Ed eccola qui, l'ho impiattata, guardate quant'è carina, sembra proprio la torta di Nonna Papera. Questa volta, a differenza di quello che faccio di solito nei miei video, non la aprirò adesso qui con voi, ma ovviamente la aprirò domani insieme a mamma Noemi, perché è il suo compleanno e non voglio portarle una torta già tagliata. Quindi adesso, sui miei saluti, lascerò scorrere le foto dell'interno di questa torta, le scatterò domani a casa di mamma, ovviamente. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Come sempre vi chiedo, per aiutarmi a far crescere il canale, di lasciarmi i vostri commentini qui sotto, di mettere un bel like, di iscrivervi al canale e di accendere la campanellina per essere sempre informati su tutti i video che posto. Cercatemi anche sugli altri social e venitemi a seguire, cercatemi su Instagram oppure su Facebook oppure su Giallo Zafferano, vi basterà cercare Tu Valentina. Se volete ordinare i miei libri oppure i gadget farinosi con le mie illustrazioni ad acquerello, trovate tutte le indicazioni per farlo qui sotto in info box. Per oggi è tutto, spero di cuore che questa ricetta vi sia piaciuta e soprattutto spero di cuore che piaccia alla mia mammina Noemi. Ci vediamo al prossimo video, ciao ciao a tutti e auguri mammina!